È approdata questa mattina in commissione bilancio alla Camera la manovra economica varata domenica dal nuovo esecutivo. Le attività delle commissioni di oggi si sono tutte concentrate sull'esame del decreto Salva Italia, che dovrebbe essere convertito in legge prima di Natale. Le commissioni bilancio di Camera e Senato, che hanno avviato un'indagine conoscitiva, hanno ascoltato i rappresentanti di Rete Imprese Italia, quelle delle maggiori sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL e quelli dell'Istat e di Confindustria. I sindacati nel corso dell'audizione hanno presentato emendamenti comuni per modificare il testo. E intanto si lavora per cercare di apportare modifiche anche alla riforma delle pensioni targata Elsa Fornero. La Commissione Lavoro della Camera, nel dare il suo parere favorevole al decreto, ha chiesto al Governo di adeguare all'andamento del costo della vita le pensioni fino a 1.400 euro, senza variare il saldo della manovra complessiva. La proposta è stata votata da tutti i gruppi tranne la Lega. Vertice di oltre un'ora a Montecitorio tra il Presidente del Consiglio Mario Monti, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda e i Presidenti di Camera e Senato Gianfranco Fini e Renato Schifani. L'incontro è servito per scandire il percorso parlamentare della manovra e i suoi tempi di approvazione. Ci sarà la detrazione del 36% per la ricostruzione di abitazioni colpite da calamità naturali. Ad annunciarlo oggi in aula alla Camera il sottosegretario all'ambiente Tullio Fanelli, durante l'informativa del governo sulle alluvioni delle settimane scorse che hanno colpito soprattutto Liguria e Sicilia. La CGIL è scesa in piazza Montecitorio per chiedere che la manovra Monti venga modificata al più presto. Ai manifestanti si sono uniti anche il segretario generale Susanna Camusso e il segretario generale dello SPI CGIL Carla Cantone. Questa manovra non è equa, ha detto la Camusso, chiediamo al governo di rivalutare le pensioni ma allo stesso tempo anche di ripensare la tassazione sulla casa. Confermato lo sciopero di 3 ore che lunedì vedrà unite le principali sigle sindacali CGIL, CISL e UIL.